Eccoci giunti anche al nostro magazine. Il venerdì, come sempre, riflettori puntati sul tempo libero che molti riservano e riserveranno in questo periodo alla visione delle partite dei mondiali di calcio con relativi commenti e polemiche. È appena iniziato il Mondiale brasiliano di calcio, già riserva i primi spunti tipici della discussione da bar, oggi il dibattito dei tanti che in occasione di manifestazioni come questa si trasformano in novelli commissari tecnici o in esperti di regolamento, ruota attorno al rigore concesso forse in modo un po' generoso dall'arbitro giapponese Nishimura al Brasile dopo la caduta dell'attaccante Carioca Fred in area di rigore. I più infuriati dovrebbero essere i croati che invece tutto sommato, pur giudicando il penalty scandaloso, la prendono sportivamente. Ma era clamoroso, era veramente agli occhi di tutto il mondo quell'errore lì, no? Però no, era un po' anche da aspettarsi, visto che il Brasile ospita i mondiali e aveva anche un conto in sospeso quell'arbitro lì, perché una manifestazione precedente buttò fuori una sua decisione, fu decisiva perché il Brasile uscisse dalla competizione. Perciò, però non siamo maliziosi, dai. E gli arbitri cosa dicono? Quelli in attività preferiscono cavallerescamente non commentare l'operato di un collega, ci rivolgiamo a chi in parte ha appeso il fischietto al chiodo e si limita alla direzione di gare amatoriali. A parte quell'errore arbitrale che abbiamo visto tutti, c'era un piccolo contrasto, una mano sinistra che è andato sull'avambraccio, sul braccio, diciamo sulla spalla di un avversario, e il brasiliano si è lasciato cadere proprio come una favola, come un ballerino, e l'arbitro c'è cascato, anche se l'arbitro penso che non ha fatto fatica a fischiare il rigore per il Brasile, essendo questo campionato del mondo in Brasile. E noi, ve lo dico sinceramente, potremmo vedere anche altre di queste situazioni quando giocherà il Brasile, perché secondo me è anche come arbitro è molto difficile arbitrare il Brasile in casa in questo campionato del mondo. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro magazine, ora spazio per un brevissimo break e poi torneremo in studio per occuparci di e-bike e calcio giovanile. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Mini affumelli classici Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. E allora eccoci di nuovo in studio, proseguiamo con lo sport, appuntamento da non perdere in questi giorni in Alta Pusteria, la zona ospita infatti la tappa italiana dei primi mondiali di e-bike, parliamo delle biciclette elettriche a pedalata assistita. Durante le tre diverse gare gli atleti si sfideranno cercando di mettere d'accordo forza muscolare ed energia elettrica, il tutto in suggestivi paesaggi tra il Monte Elmo e le tre cime di Lavaredo. E hanno preso il via ieri con la partita inaugurale tra Brasile e Croazia ai campionati mondiali di calcio. In Alto Adige ci sono molti ragazzini e bambini che il loro piccolo mondiale invece l'hanno già giocato nei giorni scorsi. I campionati amatoriali organizzati dal FAO-SS sono molto radicati nel mondo sportivo altoatesino di lingua tedesca. L'attività è intensa, con decine e decine di incontri tutte le settimane, dalla categoria Under 8 fino agli Over 40 e 50. Da qualche tempo si è registrata un'apertura nei confronti delle società di lingua italiana. Non sono però molte quelle che hanno aderito, ma decisamente rappresentative e blasonate. Dopo le finali senior di Masoronco nei giorni scorsi è stata organizzata un'intera giornata di finali per le categorie dei giovani, ragazzini e bambini che si sono affrontati sui campi di Varna con tanta passione e grinta e talvolta fornendo un buon spettacolo dal punto di vista tecnico. Vale la pena di citare chi si è distinto, partendo dalla categoria Under 10 in finale, la formazione del Frangarto, Cornaiano e San Paolo,
solo il Lagundo. 0-0 dopo i tempi regolamentari e i rigori si è imposta poi la squadra dell'Oltre Adige. Nella categoria dei ragazzini under 11 la vittoria è andata al Valpassiria che in finale ha superato il Bozner per 5-1. Tra gli under 12 successo dei pusteresi del Teodone, mentre nella finale under 13 si è imposto lo Scena. Infine nella categoria under 15 la finale è stata vinta dal Valpassiria sul Braies per 3-2 dopo i calci di rigore. Bravi tutti, tante pacche sulle spalle e soprattutto un grazie agli arbitri che per tutta la stagione hanno fatto i salti mortali per assicurare direzione di gara in tutto il territorio altoatesino. Noi stiamo lavorando abbastanza bene perché è un'ottima collaborazione con i miei colleghi fuori nei vari comprensori, altrimenti non si potrebbe più fare. Noi abbiamo circa 165 arbitri con una media di 240 partite alla settimana. E questo funziona solamente se c'è un'ottima collaborazione fra di noi. Ed è tutto anche per quanto riguarda lo sport. Ora, grazie all'aiuto della regia, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Nel corso del pomeriggio sono tornate molte nubi cumuliformi che in seguito hanno causato rovesci e temporali. Nel corso della notte i rovesci e i temporali cesseranno progressivamente e la nuvolosità si dissolverà. Eccezione fatta per alcuni residui nuvolosi, domani mattina sarà dapprima soleggiato. Nel corso della mattinata la nuvolosità in quota aumenterà a partire da ovest. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà ulteriormente sia a causa dei banchi nuvolosi in quota che per via della formazione di cumuli. Inoltre saranno da prevedere rovesci e temporali. Nelle valli i venti saranno deboli e locali, in montagna soffierà un debole vento da nord-ovest, in prossimità dei temporali potranno esserci forti raffiche. Domenica la nuvolosità si addenserà nel corso della giornata e in seguito si verificheranno rovesci e temporali. Questi ultimi potranno essere forti, in particolare sulle Dolomiti e nel fondovalle. Lunedì e martedì il tempo sarà da variabilmente a molto nuvoloso e a tratti si verificheranno precipitazioni. Lunedì nel fondovalle e sulle Dolomiti potranno nuovamente esserci forti temporali. Martedì sono previste piogge temporalesche su tutto il territorio altoatesino. Anche mercoledì sarà instabile con a tratti precipitazioni. Nel corso della giornata di giovedì il tempo dovrebbe invece migliorare. La nuvolosità si dissolverà progressivamente lasciando spazio a lunghi intervalli asciutti. Domani il sole sorgerà alle 5:21 minuti e tramonterà alle 21:08. La luna sarà visibile tra le 22:10 e le 6:52. E siamo giunti anche al termine di questo telegiornale. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it dove potrete trovare i nostri telegiornali in diretta streaming, tutti i nostri servizi e anche tutti i nostri contatti. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 14 giugno, Musica Songwriter Festival Bolzano, Centro Storico Bolzano, ore 10-19. Teatro Asphalt Art, Centro Storico Merano, ore 17-23. Film Ida, Stazione Caldaro, ore 20-30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano.
Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi, senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna, dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige. 2M hoch 2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol.